Se un gruppo di persone fosse chiusa qua dentro, ipoteticamente, senza via di uscita, nessuno li sentirebbe. No, beh, fuori io penso che, cioè, anche perché la struttura è bassa, fuori credo che sentano a un certo punto. Ma se lei fosse rinchiusa qua dentro e avesse la possibilità comunque di fare della musica anche se da sola, come... Beh, io ogni tanto canto, non mi sente Dietro quelli che lasciano questo mondo si annienta il tempo e più vado avanti con gli anni, più si contrae il mio passato. E l'altra sarebbe: è noto il potere degli oggetti, in loro la vita si pietrifica, più presente che in qualsiasi momento. Perché si ostina a suonare? Perché si ostina a consumare la matita su quei fogli bianchi?
E così io mi compongo, lettera su lettera all'infinito, affinché uno mi legga, ma nessuno impari nulla, perché la vita è sorso, e sorso di vita i fogli bianchi. No, gli orologi non mi piacciono. Nel posto in cui mi trovavo il tempo non aveva più valore. Non lo so. C'è sempre tempo per lanciare una parola, ma non sempre per riprenderla. Diciamo che sprechiamo il tempo, ma che è impossibile, sprechiamo noi stessi. E Charles Baudelaire? C'è un solo modo di dimenticare il tempo, impiegarlo. Lady Gaga. Ci metto tempo ogni mattina a diventare me stessa. Non cambia niente. Lo faccio a spiegartelo. Ah, stavo leggendo un libro di Levi. Ti leggo un passaggio. Noi bestie non dobbiamo diventare, che anche in questo luogo si può sopravvivere, e perciò si deve voler sopravvivere per raccontare, per portare testimonianza. E per vivere è importante sforzarci di salvare almeno lo scheletro, l'impalcatura, la forma della civiltà. Dobbiamo camminare diritti, dice. Non ti va nemmeno di vivere, allora? Vivere e morire sono parole vuote. Quando mi vedi vivo sono morto, e quando mi pensi morto sono vivo. Bella confusione. E quando un uomo muore, cosa accade esattamente? Niente, qualcosa diventa niente, niente era, niente resta. Però spesso si muore volentieri. Sì, solo quando l'alternativa è peggiore della morte. Una concatenazione di presenti. Ho un unico presente che fluidamente diviene. Qual è la differenza tra passato e futuro? C'è una differenza? Non sono forse ugualmente distanti dal presente?
Certe volte si è davanti una strada lunghissima. Si crede che è troppo lunga, che mai si potrà finire. E allora si comincia a fare in fretta, e sempre più in fretta. E ogni volta che alzi gli occhi vedi che la strada non è diventata di meno. E ti sforzi ancora di più, e ti viene la paura, e alla fine resti senza fiato e non ce la fai più. E la strada è sempre là davanti. Ma non si può mai pensare alla strada tutta in una volta, tutta intera. Si deve soltanto pensare al prossimo passo, al prossimo respiro, sempre soltanto al gesto che viene dopo. Allora c'è soddisfazione e di colpo uno si accorge che passo dopo passo ha fatto tutta la strada. Non si sa come e non si è senza respiro. Si ha paura di migliaia di cose, del dolore, dei giudizi, del proprio cuore. Si ha paura del sonno, del risveglio, paura della solitudine, del freddo, della follia, della morte. Ma sono tutte maschere, travestimenti. In realtà c'è una sola paura, quella di lasciarsi cadere, di fare quel passo verso l'ignoto, lontano da ogni certezza possibile. Robinson Crusoe, la prima cosa che inizia a fare è contare i giorni, il tempo. Come mai sì. È così importante sapere in che momento della propria vita e della giornata e dell'anno si è? Perché ti dà sicurezza. Quando non hai percezione del tempo, secondo me, sei molto più spaesato. E proprio perché, essendo stata in una situazione in cui ho rinchiusa, tra virgolette, ho voglia di godermi questa nuova libertà senza l'esigenza di sapere sempre che ore sono, cosa devo fare dopo, prima. Questo momento di libertà. Lo vedo l'assenza dell'orologio un sinonimo di libertà. Di nuovo mattina uscirò per le strade cercando i colori. Di nuovo mattina uscirò per le strade cercando i colori. Va. Ogni nuovo mattino uscirò per le strade cercando colori. Ogni nuovo mattino uscirò per le strade cercando colori.